Secondo me ci ha dato alcuni spunti su delle cose che dobbiamo aggiungere nel lavoro di quest'estate e un paio di spunti in più. Abbiamo secondo me fatto bene quel lavoro di cambio palla che stiamo provando, l'idea di riuscire ad attaccare il centro della rete con i due attaccanti, l'abbiamo fatto abbastanza bene sul perfetto, dobbiamo migliorare sulle palle spostate perché lì ogni tanto perdiamo il centrale, dobbiamo migliorare. E poi secondo me oggi su alcune situazioni ci abbiamo messo un po' a riuscire ad avere, ad esempio sulla palla alta, la palla vicina, e quando l'abbiamo messa vicina non abbiamo avuto modo di rigiocarla nel modo giusto perché nel finale del secondo set ci siamo un pochino persi con le scelte dei colpi. Poi quando ho provato a guidarla ho visto che le ragazze avevano perso, pensavano troppo e quindi ho provato a liberarle, però il break che aveva fatto poi la Turchia nel terzo era così ampio che era difficile da ricucire e quindi ci sono alcune cose che sicuramente hanno fatto uno step e alcune cose da aggiungere perché secondo me ci sono due cose almeno che dobbiamo allenare meglio all'interno di quello che già avevamo già prospettato. E non avevo mai giocato contro di lei e ha fatto una partita incredibile, ha una potenza di colpo impressionante e forse boh, da vicino quella che ho visto tirare più forte in carriera. E la cosa che ho visto è la incredibile padronanza che ha nelle situazioni perché dopo la murata del terzo set. Ho visto che con tutta tranquillità poi ha cercato l'angolone di 5 quindi mi ha impressionato sia per forza ma anche per abilità. Uscire solo con una vittoria da questa pool ci mette in una situazione tosta perché secondo me adesso abbiamo 8 partite che sono decisive per entrare e non ci possiamo concedere passi falsi per entrare nella Final 8 e quindi già da Hong Kong sarà sicuramente un test già importante. Abbiamo 3 allenamenti prima di Hong Kong, tra viaggi e tutto, e riposo, e quindi in questo poco tempo dobbiamo riuscire a mettere a punto alcune cose e poi ributtarci dentro questo viaggio.